ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC informa. Oggi una comunicazione di servizio importantissima, perché è stata definita con un messaggio dell'INPS nel numero 3647 alcuni chiarimenti in merito alla circolare 107 del 23 settembre 2020. Sono state fornite delle dichiarazioni, delle indicazioni in merito all'attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 14 agosto 2020 numero 104, soprattutto nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 152 del 23 giugno 2020, che estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o ne siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 84 numero 222, e mi riferisco in particolare a quest'ultima categoria di cittadini che percepiscono quindi una pensione di inabilità ai sensi della legge 222, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ecco alcuni chiarimenti. In un primo momento l'INPS aveva diramato la comunicazione che soltanto per questi cittadini c'era la necessità urgente, chiamiamolo anche urgente, di presentare una domanda per ottenere il cosiddetto beneficio dell'integrazione, naturalmente per chi ne aveva diritto. In un primo momento la data era stata indicata quella degli inizi di ottobre, quindi in particolare il 9 di ottobre del 2020, e la domanda doveva, chi presentava la domanda entro quella data, naturalmente aveva diritto anche ad avere il cosiddetto beneficio degli arretrati a partire dal 1 di agosto. Ora l'ANMIC si è battuto per questo termine, innanzitutto perché ritenevamo che quel termine era sostanzialmente troppo vicino alla pubblicazione della circolare INPS con la quale sono state diramate e indicate le modalità operative. In secondo luogo, i cittadini erano ancora un attimino disorientati rispetto a quello che potevano, perché molti cittadini forse non riescono neanche a capire e a comprendere la differenza tra le due modalità di pensioni, quindi gli invalidi civili totali, gli inabili civili e gli inabili che da lavoro. Quindi, rispetto a tutta questa situazione, l'ANMIC si è posta, diciamo così, un obiettivo, quello di richiedere, premesso che devo fare una piccola precisazione, io non credo che gli arretrati debbano essere considerati da una data certa successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale a domanda, e se questa domanda non dovesse essere, diciamo così, effettuata entro la data stabilita da DIMS, non aver diritto agli arretrati. Questo è un modo che non comprendiamo bene. Quello che abbiamo invece ritenuto era di allungare, e quindi è stata la prima cosa che abbiamo richiesto, quindi di allungare i termini per la presentazione della domanda, altrimenti ci sarebbe stato un rincorrere questa domanda per tutti quelli che se ne fossero, diciamo così, fatti carico rispetto alle indicazioni dell'INPS. Quindi a tal fine è necessario stabilire che quel termine del 9 agosto del 9 ottobre è stato posticipato al 30, quindi tutte le persone che hanno una pensione di inabilità ai sensi della legge 222 chiaramente dovranno effettuare domanda all'INPS e dovranno richiedere anche gli arretrati e lo dovranno specificare nella domanda. Naturalmente, come si potrà richiedere questa domanda? La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online disponibili sul sito, e questa è una comunicazione di servizio, www.imps.it. Naturalmente con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio domanda, pensione, ricostituzione, rate, quindi a questo servizio. Chiaramente devo anche dirvi che le sedi dell'ANMIC sono tutte operative e sono pronte ad accogliere tutti i cittadini che, trovandosi in questa situazione, possono e vogliono fare richiesta e vogliono rivolgersi alla nostra associazione.
Si specifica inoltre che la lavorazione delle stanze sarà poi a cura delle sedi provinciali dell'INPS. Si precisa anche che per i soggetti che risultano titolari sia di prestazioni di inabilità ai sensi della legge 222 del 1984 che di prestazioni erogate agli invalidi civili totaci per sordi e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili. E quindi gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge numero 22 dell'84 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando naturalmente sempre entrando nel sito dell'INPS. Io quello che posso, diciamo così, raccomandarvi è che molto spesso diventa difficile accedere al sito dell'INPS, è abbastanza complicato, quindi vi posso soltanto rappresentare che le nostre sedi sono a vostra completa disposizione, sono aperte al pubblico, operano quotidianamente e quindi le nostre 104 sedi, con tutte le nostre sedi, 19 sedi regionali, ma anche le nostre articolazioni locali, tipo comunali o intercomunali, sono pronte, diciamo così, ad assistervi in queste operazioni. Ora, dobbiamo anche dire che per quanto riguarda le persone che invece non devono presentare alcuna domanda perché sono pensioni di natura assistenziale e questo se ne farà carico l'INPS. Noi ieri abbiamo dinamato la nostra circolare interna, abbiamo definito un percorso anche per tutte le nostre sedi provinciali che, come dicevo prima, sono pronte ad accogliervi e ad assistervi nel percorso, in qualsiasi percorso naturalmente che riguarda l'assistenza alle persone con disabilità, ma soprattutto in questo specifico momento sono pronte ad accogliervi per questo tipo di modalità operative che l'INPS ha emanato, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni per gli invalidi totali al 100%. Ecco, questa oggi era una comunicazione di servizio importante, significativa, perché è giusto fare chiarimenti, perché poi leggiamo sui social, sui messaggi, gruppi che vengono a costituirsi, leggiamo una grande quantità di notizie che molto spesso sono notizie che scaturiscono da alcune fantasie oppure da un riportare, un dire, un sentito dire. E via di seguito. Io ripeto, noi penso di essere stati chiari fin dal primo momento, continuiamo ad esserlo e le nostre sedi sono a vostra completa disposizione per accogliere ogni vostra richiesta. Telefonate alle nostre sedi, andate sul nostro portale, sul sito dell'ANMIC, Radio ANMIC 24 è a vostra completa disposizione, quindi noi siamo pronti a darvi ogni chiarimento. Un altro impegno che in questi giorni dovremo affrontare e che affronteremo con tutte le nostre associazioni aderenti alla FAN è quello di implementare un modello importantissimo che vorremmo presentare al governo, soprattutto per un piano di recupero e di residenza delle persone, diciamo un piano di residenza per le persone con disabilità. Quindi da questo punto di vista stiamo lavorando, ci preoccupa, come ho detto già nelle trasmissioni precedenti, ci preoccupa un po' l'andamento che l'epidemia sta avendo all'interno dell'ambito scolastico. Nella giornata di domani ci incontreremo con i vertici del Ministero per definire alcuni percorsi didattici per quanto riguarda in particolare il PEI, ma soprattutto anche per cercare di affrontare in modo razionale e in modo deciso e convinto o quantomeno cercare di creare i presupposti perché l'anno scolastico sia quanto più regolare possibile. Con oggi termina qui il nostro appuntamento, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.